Benvenuti e bentornati al Sharebox Winter Festival. Siamo qua sul palco del CSO Pedro che ci ospita questo pomeriggio e andremo a presentare il terzo libro di questa sera, che è Arcani Filosofici, e lo andremo a presentare con gli autori, qui presente Francesco Disa e purtroppo in collegamento Alessia Dulbecco. Rispettivamente Alessia Dulbecco, pedagogista, counselor e formatrice specializzata nel contrasto alla violenza di genere e alla discriminazione in ottica intersezionale, e Francesco Disa, filosofo e artista visivo. Al libro che andremo a presentare questa sera, Arcani Filosofici, è sicuramente una pubblicazione particolare, coraggiosa. E diciamo che se di editore ci ha sempre abituato a pubblicazioni rivoluzionarie e diciamo anche un po' provocatorie, sembra quasi che ad ogni pubblicazione tenda sempre a spostare l'asticella del possibile sempre un pochino più in là. E con la pubblicazione di cui andiamo a discutere questa sera andiamo a parlare dei tarocchi, che per molti di noi, me compreso, sono un pochino una novità, perché per l'opinione pubblica, diciamo, nell'ottica mainstream, se si parla di tarocchi, come dicevamo prima Francesco, si pensa subito a imbonitori da televisione, a truffatori, a magia e così via, a cialtroni, insomma. Mentre, e andando quindi a escludere tutta quella fetta di persone che vi dedicano il loro tempo in un'ottica di ricerca e di approfondimento, e quindi con Arcani Filosofici noi andiamo a vedere un'interpretazione dei tarocchi che però è completamente slegata da qualunque contenuto di carattere magico, divinatorio e così via, ma piuttosto è legata a un'autoanalisi e vede i tarocchi appunto come uno strumento di analisi, di conoscenza, di introspezione, per così via. Quindi legato da qualunque contenuto di carattere appunto magico, tra virgolette. E quindi non tarocchi esoterici, ma cosiddetti tarocchi intuitivi. Quindi innanzitutto vi do il benvenuto qui sul palco del Pedro, in carne ed ossa o in differita, insomma. E la mia prima domanda era introduttiva: qual è stato il cammino che vi ha portato a interessarvi di questo, quindi i tarocchi, gli arcani, e come dagli arcani, per così dire, esoterici, siete arrivati a questo utilizzo degli arcani intuitivi, e quindi in ultima analisi cosa sono, di cosa si tratta, di cosa si parla quando si parla di arcani, di tarocchi intuitivi? Allora, intanto grazie per averci invitato qua, grazie a tutti e a tutte che ci state ascoltando. La storia con i tarocchi non è come sono nati questi tarocchi è una storia lontana, perché sono nati come un'opera che feci io ormai 20 anni fa, mentre quando lavoravo per una rivista autoprodotta mi ero buttato come disegnatore a una delle cose che praticamente ogni disegnatore prova nella sua vita, cioè ridisegnare i tarocchi. Questo perché i tarocchi, nella loro potenza visiva, sono un giocattolo meraviglioso per chiunque si occupi di illustrazione. Io ero giovane e non ancora bravissimo, però non che io adesso sia bravissimo, però sono migliorato rispetto a 20 anni fa, però l'oggetto aveva ancora un suo che. Alessia l'ha ritrovato, perché era una rivista che avevamo in casa, ha rivisto questi disegni e ha detto: perché non li riprendiamo e non gli ridiamo vita? Per uscire un po' dal biografico e parlare un po' del tarocco in sé, invece, diciamo che la fascinazione per i tarocchi penso che sia abbastanza trasversale, cioè chiunque si trovi davanti con un mazzo di tarocchi è affascinato dai disegni, cerca di dare un significato alle immagini, alle parole e associarle. È un istinto umano, non c'entra né la magia la magia c'entra il giusto, si tratta semplicemente di avere dei disegni molto particolari a cui, con un nostro istinto di dare senso alle cose, cerchiamo di dare un significato. Rispetto a questo
i tarocchi che abbiamo ricreato hanno preso, diciamo, più quest'anima qua, cioè l'anima del ridare vita a una ricerca di senso che chiunque guardi i tarocchi cerca di fare. Io timidamente, non essendo un mago né uno stregone né anche un ricercatore sui tarocchi, non mi sarei mai azzardato a fare questa cosa da adulto, diciamo. Però poi, se si va a vedere la storia dei tarocchi, si scopre che tutto sommato si può fare un po' quel che ci pare, nel senso in cui i tarocchi nascono più o meno nel Rinascimento, quindi non sono molto antichi, ed era un gioco di carte, molto banalmente. La divinazione è arrivata molto più tardi. I primi tarocchi usati per divinare, per prevedere il futuro, erano tipo del 700, quindi insomma assolutamente da un punto di vista storico abbastanza recente. Chi li faceva diceva che derivavano dall'antico Egitto, eccetera, ma erano tutte sciocchezze, cioè non derivavano assolutamente da niente. Questo filone poi in realtà è diventato molto più forte nell'Ottocento e nel Novecento, quindi veramente davvero di recente, quando col positivismo l'occultismo è andato di moda, cioè paradossalmente nel periodo di maggiore fiducia alla scienza, infatti non a caso il Settecento, quando c'era più fiducia alla scienza diciamo l'esoterismo era sempre più vivo e potente, cioè come se ci fosse stato uno sbilanciamento storico, diciamo, da questo punto di vista, e tanti esoteristi celebri, tra cui anche Crowley, cioè noto satanista, si sono dilettati nel costruire e ricostruire i tarocchi. Però tutto sommato il senso dei tarocchi son partiti dalle carte storiche, ma se lo sono inventato, cioè hanno creato da niente un gioco di immagini e di magia che poi è stato ripreso mille volte da tantissimi autori e autrici. Da un punto di vista di storia del tarocco, io consiglio l'opera di Francesca Matteoni, che ha scritto Dal matto al mondo di FQ, che penso sia anche presente come casa editrice, che ha fatto lei è una grande storia dei tarocchi che ci ha anche molto aiutato da questo punto di vista. Quindi, per farla breve, ci siamo detti, ok, se più o meno tutti ci possono giocare, se non c'è una tradizione sacra, ma anzi la vera tradizione del tarocco è fai quello che ti pare con queste immagini, cioè giocaci e crea le tue carte, perché non possiamo farlo, e quindi l'abbiamo ripreso. Ok, grazie. Alessia, vuoi? Sì, aggiungo giusto un paio di cose. Intanto, ciao a tutti, ciao a tutte, grazie per averci invitato, mi unisco ai ringraziamenti di Francesco, mi dispiace essere presente solo in questa forma virtuale e non potervi vedere, però volevo giusto aggiungere un paio di cose a quello che diceva Francesco sulla possibilità di reinventare i tarocchi, quindi aggeggiarli, manovrarli, cambiarli, modificarli, parte proprio della loro storia, come giustamente appunto diceva, e il nostro obiettivo è stato anche quello di modificarli non solo da un punto di vista grafico, questo ovviamente lo ha fatto Francesco, ma per esempio anche cambiare alcune cose che non hanno necessariamente solo a che fare con l'aspetto grafico, penso per esempio al numero, chiaramente i tarocchi sono un prodotto che si divide ovviamente in arcani maggiori e minori, noi ci siamo occupati fondamentalmente solo di rivedere la forza, che poi è anche quella più evidente, più esplicita degli arcani maggiori, rivisitando però anche per esempio i nomi, cioè i singoli nomi delle carte. Abbiamo quindi di conseguenza anche fatto dei cambiamenti che sono, diciamo, in qualche modo ci collocano su un versante un po' diverso rispetto ai tarocchi tradizionali. Come diceva Francesco, se fate banalmente un giro online troverete mazzi di qualsiasi tipo, dagli gnomi alle femministe, penso per esempio a tutto quel filone di tarocchi che sono, insomma, che si sono esplicitati poi anche attraverso un immaginario prettamente femminista. Noi abbiamo pensato di lavorare sia su un piano grafico sia su un piano di contenuto, quindi ogni carta presenta non solo, diciamo, il nome della carta, ma anche una didascalia che è funzionale per il lavoro che poi noi abbiamo fatto alla comprensione della carta stessa. Quindi, diversamente dai tarocchi, diciamo così, più o meno tradizionali, in cui comunque non ci sono elementi di scritto, appunto c'è solo il numero in realtà in alto tendenzialmente, ma non ci sono delle parole, se no appunto il nome della carta, noi abbiamo voluto aggiungere anche questo elemento, sempre proprio appunto nell'ottica di lavorare noi stessi per primi su
questo tipo di strumento, e poi per così dire un po' l'obiettivo che ci ha anche spinto appunto a rimettere mano a questo vecchio progetto di Francesco, cioè valutare la possibilità di impiegarli in altri contesti, quindi non solo per la singola persona che magari è interessata a questi temi e vuole usarli su se stessa, ma provare a utilizzarli anche come strumento, in particolare per facilitare la comunicazione all'interno per esempio di gruppi, e penso per esempio a gruppi educativi che sono quelli che maggiormente frequento io, o sessioni di counseling o di counseling pedagogico che sono quelli che faccio. Quindi tenendo un po' a mente quello che era il mio background professionale, considerando che vengono tendenzialmente utilizzati in alcune fasi, ovviamente non si sostituiscono a quello che è il processo di consulenza né tantomeno a quello che è il processo di conduzione di un gruppo, ma possono diventare delle piccole occasioni per facilitare quell'esplorazione di cui si parlava all'inizio e che appunto rappresenta comunque un elemento fondamentale all'interno di un processo di crescita o di ricerca appunto di quelle che sono le proprie risorse personali per far fronte a un problema, ed è appunto quello che faccio nella mia attività professionale. Mi fermo qui, mi dispiace non vedervi, per cui nel caso ci sia un feedback eventualmente datemelo a voce, perché altrimenti mi sfugge questo pezzettino. No, assolutamente, assolutamente. Ma quindi possiamo dire, in ultima analisi, facendo un sunto delle vostre risposte, che questi tarocchi, questo libro, nasce come una sintesi delle vostre due diciamo campi di applicazione. Se da un lato Francesco è sempre stato attratto quindi dall'aspetto grafico visivo dei tarocchi, così Alessia ne ha fatto uno strumento forte della sua formazione da pedagogista. Ma appunto, come dicevamo, Francesco, oltre che artista visivo, sei anche e soprattutto filosofo. E difatti questo libro, a mio avviso, può essere sommariamente suddiviso in due parti. La prima parte curata da Francesco stesso e la seconda invece curata da Alessia. E la prima parte, come appunto accennavi tu Alessia, le carte hanno una didascalia, ciascuna carta ha una didascalia che la accompagna, e soprattutto è accompagnato da un commento curato da Francesco, nel quale sostanzialmente che tutti assieme vanno a costituire quasi un piccolo trattato filosofico che spazia, approfittando del tema della carta, spazia da numerosissime tematiche che possono essere l'io, la conoscenza, la morte, la genitorialità e così via. Questo in un'ottica per me, che a me ha affascinato molto, e in un'ottica che vede la filosofia non come giustamente un mero gioco mentale del tipo se Dio è onnipotente può generare una pietra che non può sollevare, quei giochi mentali che nulla portano all'individuo, ma quanto a una visione terapeutica della filosofia. Quindi come questi tarocchi sono visti come strumento pedagogico e terapeutico, così anche la filosofia interviene in questo ambito, assumendo essa stessa questa funzione terapeutica di aiuto quindi all'individuo, all'utente, diciamo. E volevo con te, Francesco, approfondire questa visione del tuo campo, questa visione della filosofia come strumento terapeutico. Da che punto di vista e in che modo, secondo te, la filosofia può assumere questo indirizzo? Infatti questa è una buona domanda, perché è molto legata a questo progetto. Io credo che la filosofia, se non ha una ricaduta nella vita, sia del tutto inutile, ma soprattutto che non si faccia in questo modo filosofia. Ora, grazie al cielo, non lo penso solo io, tutto sommato lo pensano quasi tutti i filosofi passati alla storia. Cioè, se riprendiamo quella bellissima ricerca di Pierre Hadot che fa sulla filosofia greca soprattutto, e fa notare come la storia della filosofia sia una ricerca di senso nella vita, ma senso nel senso di una ricerca, un'interrogazione sulla felicità, sul proprio scopo, sul proprio ruolo nella vita. Un filosofo, faccio esempio a caso ovviamente, devo spaziare perché quasi tutti
i filosofi, tutto sommato, hanno cercato, e le filosofe hanno cercato di salvarsi la vita con la filosofia. Se pensiamo a un filosofo che è super astratto, tipo Spinoza, che ha fatto un trattato quasi geometrico, uno dei miei filosofi occidentali preferiti, poi si scopre che l'ha chiamato etica. Perché l'ha chiamato etica? Per fare un dispetto al lettore e alla lettrice? No, l'ha chiamato etica perché per lui quella metafisica hardcore che stava creando era in realtà la base per cui che dava, era la base per un'etica, quindi per un modo di vivere. Quindi tutto sommato è una cosa che appartiene alla storia della filosofia, anzi forse un diciamo una sua deviazione accademica, l'idea di una filosofia che serve solo per giocare a capello e contro capello. Ci sono filosofi che hanno scritto il libro della guarigione, cioè tutto porta a questo. Per Platone la filosofia era cura, e questo solo l'Occidente, che è quello su cui ingiustamente nelle facoltà ci concentriamo, non tutte grazie al cielo, ma se si va a Oriente, che ha creato una filosofia, Oriente ovviamente è un termine ampio, però se si va a vedere la filosofia orientale, che ha in realtà informato molto della filosofia occidentale attraverso le conquiste di Alessandro Magno, un filosofo scettico come Pirrone ha fatto da tramite di quella che era tutto sommato la filosofia indiana nell'Occidente, per dire solo una delle più chiare, dei più chiari collegamenti. Praticamente tutta la filosofia orientale è improntata alla salvezza, è una filosofia soteriologica, cioè te fai filosofia per salvarti. Per questo a Occidente si dice che è religione, cioè che il taoismo, il buddismo sono religioni. In realtà sono filosofie, cioè i buddisti scrivono dei trattati di logica lunghissimi e complicatissimi, che dovrebbero essere studiati, anche se come complessità equivalgono tranquillamente i più famosi logici occidentali. Eppure il senso ultimo di questa filosofia è salvarsi, cioè è trovare una posizione nella vita e superare il dolore. Nel caso del buddismo è proprio esplicita come richiesta. Per tornare a Tarocchi, perché sto deviando spaventosamente, in realtà il senso era lo stesso, ovvero quando li ho creati per la primissima volta ero uno studente di filosofia, quindi erano palesemente un po' frutto dei miei studi, e i concetti dei tarocchi, prendiamo quelli classici, la morte, la giustizia, me ne sono venuti in mente due, ma teniamo questi due come esempio, sono dei problemi filosofici, cioè la morte penso sia il più importante, la giustizia è un enorme problema etico, eccetera, eccetera. Io a questi ho aggiunto anche altri, tipo la conoscenza, l'ego, il suicidio, cioè tanti altri problemi che hanno creato altre carte, ma ogni carta è legata a un concetto che è enorme. Infatti è per questo i tarocchi piacciono, perché c'è un concetto enorme tipo la giustizia, una carta stramba con un disegno bellissimo ma strano, e le persone si trovano come costrette a interrogarsi. E a queste carte, almeno dall'Ottocento, chiedono anche un aiuto, chiedono una forma di salvezza, di consiglio. E io ho pensato di riprendere questo aspetto, che poi Alessia mi ha confermato essere, ti passo la palla, ti avverto, abbia confermato essere un filo che in realtà anche in ambito pedagogico contemporaneo viene utilizzato. Insomma, su questo sarà più, senz'altro più competente lei. In realtà quello che tu dicevi rispetto, no, alla possibilità di avere sintetizzato in un'unica carta un'enorme quantità di informazioni, perché ovviamente ogni carta, come tu dicevi, rimanda a un orizzonte di senso enorme, no? Pensiamo appunto, per rimanere sul tema del giudizio, che cosa ci dice da un punto di vista grafico quel tipo di carta. Quando penso al punto di vista grafico di questa carta o di qualsiasi altra, penso in particolare a un mazzo dei tarocchi che è Rider Waite, che è quello che ha un po' fondato, per così dire, tutti i vari mazzi che poi successivamente sono stati prodotti. Quello, da un punto di vista simbolico, schiude veramente a un'infinità di possibili interpretazioni. Quindi banalmente, da un unico concetto tu hai la possibilità di tirar fuori tante di quelle letture. E tra l'altro una delle caratteristiche dei tarocchi è quella di poter leggere da un punto di vista positivo o negativo, cioè come se quella carta ci volesse dire qualcosa di bello, qualcosa di brutto. Ogni carta ha la possibilità di fare questo, e noi abbiamo praticamente fatto lo stesso, però utilizzando non solo altre carte, però proprio anche altri orizzonti concettuali, altre definizioni, altre parole, che però possono di nuovo aprire una serie di mondi.
una carta come la figlia, a cui personalmente sono molto affezionata, è sicuramente un tema anche per come poi viene esplicitato all'interno del commento filosofico, che apre effettivamente moltissime letture diverse. Quindi l'obiettivo, insomma, di questo nostro mazzo, che ripeto poi è molto più piccolo rispetto a quelli tradizionali, perché per l'appunto si compone solo degli arcani, intende un po' far lavorare, no? Far riflettere la persona che lo vorrà consultare, sia sul piano prettamente personale, e per farlo appunto ci sono anche una serie di suggerimenti di utilizzo. L'abbiamo chiamato il metodo all'interno del volumetto che accompagna le carte, però ovviamente non c'è un metodo per poter consultare i tarocchi, ci sono dei suggerimenti di lettura che possono magari facilitare le persone, quindi li abbiamo anche diciamo organizzati tenendo conto di una persona che magari non è assolutamente avvezza a questo tipo di strumento, quindi usando appunto una serie di suggerimenti più facili, come per esempio quello che può essere un sorteggio individuale giornaliero, oppure strumenti un pochino più elaborati che prevedono quindi più carte e dove si dà appunto a ogni carta anche un valore diverso, quindi in questo senso ovviamente c'è un po' più di difficoltà di lettura e di approfondimento, ovviamente di interpretazione. E a questo punto, dicevamo, siamo partiti dall'aspetto filosofico degli arcani, ma giustamente Francesco è anche artista visivo, e dicevamo quindi che hai curato anche l'aspetto grafico di questi tarocchi. Tarocchi che, come abbiamo detto finora, hanno sempre attratto la nostra attenzione, l'attenzione dell'uomo, per le particolari figure allegoriche che vi sono rappresentate in genere. Dico in genere perché invece in questo caso i tarocchi che accompagnano il libro, le carte che accompagnano il libro, non sono costituiti dalle classiche immagini appunto che di solito accompagnano i tarocchi, quindi l'appeso, la morte e così via, ma sono costituiti da poche semplici forme geometriche, la croce, il cerchio, il triangolo, il quadrato, e una serie di colori base, il rosso, il bianco, il nero. Per esempio, io qua ho tirato fuori le due che mi hanno colpito di più quando mi è capitato di sfogliare i vostri tarocchi, che sono la libertà e la morte, che sostanzialmente su uno sfondo di colore base, quindi l'arancione e il nero, presentano alcuni simboli, la croce, il triangolo e il cerchio rispettivamente. Quindi, innanzitutto, volevo chiedervi per quale motivo avete deciso di rivedere i tarocchi con l'utilizzo di queste semplici forme. E quindi innanzitutto mi fermo a questa domanda. La seconda andrà seconda in funzione della vostra risposta. Perfetto. Well, Ale, visto che te sei lì, ce l'hai le carte? Perché così le puoi... Esatto, grande, bravissimo. Così le puoi far vedere, perché ovviamente da qua non si vedrà mai una mazza. Dunque, perché le immagini? Allora, Alessia prima ha citato il mazzo Rider-Waite, che è uno dei più celebri. In genere, chiunque sia non sia spesso Trocchi, se pensa a Trocchi, immagina e evoca le immagini di quel mazzo là, che è stato creato appunto da un occultista e un'illustratrice. I disegni sono di un'illustratrice, che per quel che mi riguarda è perfetto. Cioè, io davanti a quel mazzo non credo che siano possibili, con buona pace dei milioni di artisti che ci hanno lavorato, grandi miglioramenti. Ci possono essere solo variazioni sul tema. E la maggior parte degli artisti e delle artiste che hanno lavorato su tarocchi, e ci sono dei lavori meravigliosi, cioè è ovviamente un mondo di collezionismo immenso, perché sono degli illustratori e illustratrici eccezionali, hanno lavorato sull'abbondanza, cioè ricreare a partire da queste immagini base lo stesso mazzo. Il tarocco in sé è un oggetto barocco, cioè funziona per eccesso, ci sono tante cose nel disegno, te cerchi di trovare un filo conduttore in base al modo in cui lo interroghi e a trovare una risposta. Allora, come scelta io ho provato a fare il contrario, essenzialmente, cioè invece che per eccesso, per sottrazione, cioè il meno possibile. E quindi mi sono affidato, seguendo un po' i consigli di Bruno Munari, il famoso designer italiano, che aveva creato dei libretti solo cerchio, triangolo e quadrato, fighissimi, non mi ricordo la casa editrice che li ha pubblicati, ma erano molto belli, in cui solo con queste tre immagini
insegnava a costruire il design, ho provato a aggiungere un'altra forma per fare un po' i quattro semi delle carte, visto che bene o male si va da là, e quindi il triangolo, il cerchio, il quadrato e la croce, che sono forme abbastanza primitive da un punto di vista anche di percezione e così via. E in questo modo, diciamo, il lavoro di proiezione di chi guarda le carte è maggiore, cioè te hai degli elementi molto semplici, ma ci puoi immediatamente costruire qualcosa. Cioè anche solo prendi una croce, e se non pensi subito al cristianesimo, ci attacchi subito un pensiero. Ah, grazie, hai preso una croce. Eh sì, quelli sono tutti simboli. Ci attacchi subito qualcosa, cioè viene subito da dare un senso. Siamo per animali che cercano il senso nelle cose, quindi se gli dai una croce, a meno che non crucifiggano qualcuno, pensiamo di a un incrocio, a una stella, a mille cose, eccetera. E quindi in questo modo, partendo, diciamo, per sottrazione, volevo invitare più alla costruzione dell'immagine e del senso in chi osservasse gli arcani, non perché l'altro metodo barocco per eccesso fosse, sia a mio parere, peggiore, ma semplicemente perché è molto coperto dalla storia grafica dei tarocchi. Aggiungerei solo una cosa rispetto a quello che diceva, che oltre a essere molto coperto già perché appunto molti altri illustratori, illustratrici si sono confrontate con quel tipo di strumento, è anche in realtà molto difficile da leggere, cioè ci sono tantissime informazioni diverse. Ora penso per esempio appunto alla carta del giudizio, questo angelo che suona questa tromba con queste persone che stanno forse risorgendo, alcune sono frontali, altre no, cosa sta succedendo, come si stanno muovendo, ci sono un sacco di elementi da andare a considerare. Qui al contrario la lettura è molto più immediata, se vogliamo, sicuramente poi la necessità di approfondire attraverso anche delle proprie strutture concettuali diventa più forte, proprio perché questi simboli sono ovviamente molto più universali rispetto a quelli che si trovano come in un mazzo, appunto come quello che indicavamo prima. Mi chiedo. Sì, diciamo che la seconda parte della domanda che ho evitato di dire prima è che, perché non volevo eventualmente influenzare la vostra risposta, è l'impressione che io ho avuto di fronte a queste immagini, ovvero, ovviamente parlando da ignorante della materia, a tutti quei test psicologici, psicoanalitici che vengono sottoposti, per esempio le tavole di Rorschach, nel quale quindi immagini, forme astratte, colori base vengono sottomessi, diciamo, al paziente, all'utente, che liberamente, quindi deve per libera associazione mentale, comunicare le proprie emozioni, le emozioni che le forme, i colori gli comunicano, per così dire. Non so se questo può essere un tipo di approccio, di un collegamento sensato dal vostro punto di vista. Diciamo che appunto quello a cui ho pensato io è proprio questo tipo di collegamento, quindi un'analisi della propria interiorità, una sorta di autoanalisi basata proprio sulla libera associazione delle forme e dei colori presenti in queste carte. Quindi come dicevamo all'inizio, uno staccarsi completamente da un eventuale qualunque contenuto divinatorio e magico, ma assolutamente una ricerca interiore basata sulla libera associazione di queste forme. Non so se questa potesse essere proprio il vostro obiettivo nella resa grafica. Sì, sì, praticamente l'hai colta perfettamente. Tra l'altro il test di Rorschach l'ho visto una volta incorniciato a casa di un mio amico e mi sono reso conto che, oltre che essere un test che può avere un'utilità, ora non mi esprimo, non è la mia competenza, però ha un enorme impatto estetico. E da questo punto di vista, invece che usare la tecnica Rorschach, che poi è la tecnica che già Leonardo da Vinci suggerisce nel Trattato della Pittura, cioè dice Ciccio guarda le nuvole e vedrai delle opere d'arte, e funziona effettivamente, perché insomma è una tecnica che utilizzava anche lui, dalla forma astratta confusa come la macchia si proietta delle forme figurative, è proprio un istinto, diciamo. Sì, io vorrei fare ad esempio, non so se Alessia hai modo di farci vedere in grande la morte, la carta della morte, per esempio, perché questo tipo di carta, che è estremamente semplice,
sottomesso a due persone diverse, ovvero io e un'altra persona, ha dato ad esempio due risposte completamente diverse, perché io ci ho visto un'immagine estremamente inquietante, quasi la copertina di un gruppo death metal o qualcosa del genere. Altre persone ci hanno visto invece qualcosa di molto rilassante, di pacifico. Quindi, come dicevamo prima, una libera associazione mentale di fronte a immagini astratte, giustamente. E come dicevamo all'inizio, questo libro si può essere suddiviso in due sezioni. La prima sezione di cui abbiamo parlato è quella del commento alle carte, curato da Francesco, la seconda il metodo, curato invece da Alessia. Alessia ci parla quindi di come i tarocchi di cui abbiamo parlato finora, che abbiamo visto finora, possono essere utilizzati come strumento di analisi, come strumento di autoanalisi, di autoesplorazione, ma anche un modo per affrontare momenti di crisi e di traumi veri e propri. E quindi la mia domanda verte sulla possibile applicazione di questo metodo in casi particolari dei quali magari ti puoi occupare, Alessia, avendo tu a che fare con casi di lavorando con i centri antiviolenza, lavorando su casi di discriminazione, e quindi quando nel caso particolare in cui ci sia un vero e proprio trauma, in che modo i tarocchi, gli arcani filosofici possono intervenire e aiutare a risolvere questa situazione di crisi. Allora, per quanto riguarda l'aspetto più legato al trauma, ovviamente come pedagogista io non mi occupo segnatamente di questo tipo di problema, quindi le consulenze che io faccio, penso appunto ai centri antiviolenza, ma anche consulenze individuali con le persone, non vertono ovviamente sull'elaborazione del trauma, perché questo compete esclusivamente o alla psichiatria o eventualmente alla psicoterapia. Quello che però per me era importante era più che altro capire come poter utilizzare uno strumento di questo tipo, che apre appunto interpretazioni e letture sia del contesto nel quale ci muoviamo, sia rispetto alla propria, al proprio agire personale, per esempio all'interno di gruppi, prevalentemente gruppi educativi o psicoeducativi, se sono svolti per esempio in accompagnamento a un collega o una collega che si occupa appunto di psicologia, fare cosa? In realtà per fare due cose diverse. Da una parte per facilitare la discussione all'interno del gruppo, perché spesso succede che all'interno dei gruppi si sviluppino poi delle polarizzazioni, per cui le persone, magari per loro motivi personali, sono diciamo più abituate a parlare, a confrontarsi, a esprimersi e quindi a tirar fuori qualcosa del proprio vissuto, lo fanno con molta più facilità e magari rischiano, diciamo così, di occupare molto spazio, quindi magari anche quello della persona che, magari per chi è più introversa, si ritrova il più delle volte a star zitta. Questo tipo di strumento può essere utile in questo senso per facilitare la possibilità che una persona che magari crede di non avere nulla da dire sul suo vissuto personale a parlare attraverso una carta, perché come si diceva prima, la possibilità appunto di avere queste illustrazioni così lineari, così chiatte, mi verrebbe da dire, rispetto appunto alla sovrabbondanza di messaggi che invece contengono gli altri mazzi, ci permette quasi di portare fuori, uso una parola che non è del mio vocabolario, ma comunque farvi capire, di proiettare all'interno della carta tutto quello che potrebbe essere un elemento magari che soggiace anche alla possibilità di essere esplicitato da un punto di vista linguistico. Quindi l'obiettivo è un po' quello di favorire la possibilità di comunicare anche da parte di persone che tendono a stare un po' più ritirate all'interno dei gruppi, oppure a svolgere, diciamo così, dei piccoli giochi, e lo strumento del gioco in realtà all'interno dei gruppi, ma anche delle consulenze individuali, in particolare nell'ambito pedagogico o di counseling, che sono particolarmente utilizzati perché di nuovo ci permettono di creare o un rapporto con l'altro, nel caso appunto si parli di gruppo, o la possibilità appunto di lavorare ad un piano un pochino più profondo rispetto a quello che è banalmente, no, il linguaggio, quello che diciamo attraverso le parole, no, di una qualsiasi discussione.
e quindi facilitiamo questo tipo di momento, di occasione. Quindi l'obiettivo, anche come dicevo prima, dei vari metodi, insomma, che possono essere stati indicati all'interno del manuale sono puramente indicativi, perché poi io spero in realtà che le persone che lo useranno e che magari sono formatori, formatrici o che comunque conducono gruppi all'interno di contesti che possono essere veramente molto, molto variegati, penso ai ragazzi adolescenti magari con problematiche di dipendenze o di disagi sociali, quindi magari anche allontanati o che vivono appunto in comunità, oppure altre situazioni, penso al mondo del teatro, quindi tutte le persone che magari fanno formazione in ambito teatrale o per avvicinare al teatro, perché appunto le persone si sono già avvicinate prima e insomma, vogliono esplicitare questa competenza, possono a loro volta tirar fuori tante altre modalità di impiego e di utilizzo, a seconda appunto di quelle che sono le lenti con cui quel professionista o quella professionista guarderà non solo lo strumento in sé, ma anche il contesto nel quale poi si trova ad utilizzarlo. Bene, e come dicevi, quindi l'utilizzo in gruppo. L'utilizzo in gruppo lo utilizzo in momenti particolari, in situazioni particolari, ma... E soprattutto i tarocchi di cui parlate, che stiamo presentando, non debbono essere utilizzati solamente in momenti di crisi, momenti nei quali ci si trova di fronte a una domanda e si cerchi attraverso questi strumenti una risposta, ma devono essere, voi dite nel libro, devono essere un momento di esercizio quotidiano, un momento di autoanalisi. Voi in un certo senso sperate che questi tarocchi possano essere utilizzati quotidianamente, in modo che l'utente possa trovare ogni giorno un intervallo di tempo da dedicare a se stesso e quindi farne un esercizio quotidiano di autoanalisi, di autocoscienza. E voi volete parlarci di questo secondo aspetto, quindi dell'utilizzo dei tarocchi, quindi da un lato quello, l'utilizzo di cui ha già parlato Alessia, in gruppo nei momenti, diciamo tra virgolette, di crisi, dall'altro un utilizzo personale e intimo, quotidiano, all'interno, a casa propria, singolarmente, privatamente. Allora, l'utilizzo quotidiano prendo come esempio quello che dicevi sul tarocco della morte, dell'arcano della morte, che l'immagine è un cerchio bianco che ho scelto è un'immagine, un cerchio bianco su sfondo nero, e la didascalia, e la didascalia, che ovviamente non si legge da lì, è inutile non ci provare nemmeno, oddio non me la ricordo più, dai un nome a ogni goccia nel mare, ecco, me la sono ricordata. Te prima parlavi appunto di una visione più angosciante e di una visione più invece più pacifica, che è pressappoco la reazione che penso la totalità delle persone ha davanti alla morte, cioè o di un'immensa angoscia, oh mio Dio non voglio morire, oppure anche un senso di pace e liberazione, perché la morte è comunque a meno che non si segua qualche religione, è un momento di pace, si spegne la coscienza che comunque è rumorosa e faticosa nella vita. Quindi l'immagine pure può evocare entrambe le cose, perché un cerchio bianco su sfondo nero può essere qualcosa di schiacciato dall'oscurità, di solitario, di solo e triste, così come invece qualcosa estremamente pacifico, cioè un punto di luce nel buio, oppure un momento di pace. Il cerchio stesso è una forma tendenzialmente pacifica. Quindi su, diciamo, lo chassis, sul template dell'immagine, ci si può proiettare quello che è più adatto al momento, alla persona e al momento biografico che sta vivendo. Con la didascalia ci si augura che gli si possa far fare un passaggio in più, ed è quello, diciamo, quella è la lettura personale, cioè te prendi una carta, la guardi, hai un mondo archetipico di immagine molto aperto in cui ti proietti in automatico qualcosa, è una sorta di, così come la psicologia della Gestalt ci dice che le forme vengono sempre interpretate, anche il senso delle forme viene interpretato, quindi te all'immagine, al cerchietto bianco dai comunque un significato, e la didascalia ti può dare una direzione, che se te ad esempio sei in un momento in cui il tarocco e la morte è fonte d'angoscia, può magari spingerti dall'altro lato, cioè in questo caso l'augurio è questo, quindi darti una prospettiva diversa dell'immagine.
In questo senso penso che l'utilizzo personale possa andare in questa direzione, cioè possa essere anche un invito a non mettere da parte le infinite domande che qualunque essere umano sano di mente e non sano di mente si pone costantemente ma butta nello sfondo perché ha da fare, invece vengano tirate fuori in primo piano. Tra l'altro non solo le forme ma anche i colori che Francesco ha scelto hanno una connotazione specifica che può in qualche modo richiamare una serie di elementi, quindi in realtà possiamo riflettere non solo sulle forme ma anche sui colori, quindi per esempio il nero in questo caso non è il colore del lutto come insomma tendenzialmente in particolare in Italia, perché in altre parti del mondo non è così, si intende, ma il colore della trasformazione infatti fa da sfondo ad alcune carte in particolare in cui il potere evocativo, no, della trasformazione è particolarmente forte. La morte, anche insomma nella più classica delle interpretazioni dei tarocchi, appunto quelli più tradizionali, non è necessariamente una carta negativa intesa come oh mio Dio muoio domani, è in realtà la possibilità di vedere una trasformazione che probabilmente avviene in quel momento lì o sta avvenendo in quello specifico momento. Quindi anche i colori hanno una loro chiave interpretativa che può facilitare, per così dire, la lettura. Quindi, insomma, volevo aggiungere questo aspetto a quello che diceva Francesco prima, entrando invece poi nella domanda che tu ci facevi, quindi rispetto all'uso quotidiano, la maggior parte delle persone che sono appassionate o sono interessate di tarocchi, in realtà l'uso quotidiano è quello proprio basic, nel senso che tutte le persone che li maneggiano o comunque appunto li conoscono, li esperiscono, fanno questo tipo di pratica tutti i giorni, sia perché ovviamente aumenta le loro capacità esplorative, no, di lettura rispetto a quello che il tarocco ha da dirci in quel preciso momento, sia rispetto al fatto che si entra maggiormente a conoscenza dello stesso strumento. Quindi l'uso quotidiano noi l'abbiamo pensato in particolare appunto nel metodo descritto come un'occasione per le persone di ritagliarsi un banalissimo momento di tranquillità nell'arco della giornata, può essere la mattina, può essere la sera, può essere quando ci sa quel tempo per poter fare questo tipo di sorteggio e dedicare appunto anche solo un quarto d'ora a stare un pochino più in contatto con quello che è l'elemento emotivo, l'elemento più implicito che di solito nell'arco della giornata non è nemmeno troppo facile poter portare fuori. Quindi diciamo l'obiettivo nostro è quello di entrare un po' nel solco di tutti quelli, di tutti gli altri mazzi che appunto vengono tendenzialmente utilizzati con quotidianità, diciamo così. Poi, al di là appunto di questo uso quotidiano, personale, che comunque può essere utile appunto per fare un'autoesplorazione, per parlare un po' di più a se stessi, no? Proprio nell'occasione della lettura, c'è la possibilità di utilizzarli in altri contesti che non devono essere necessariamente traumatici. A volte i gruppi sono anche gruppi di auto-mutuo aiuto che sono funzionali sia a mantenere appunto un contatto con le altre persone, ma anche a ritagliarsi di nuovo un'occasione di scambio e di possibilità di parlare appunto eventualmente di un problema che potrebbe averli riguardati. Penso a gruppi di auto-mutuo aiuto per le persone con alcolismo o persone che hanno perso una persona cara, per esempio. In realtà il trauma è già stato elaborato quando si entra in un gruppo particolare di auto-mutuo aiuto, cioè non si può portare il trauma in un gruppo di questo tipo, perché ripeto, sono gruppi in realtà di natura educativa, non sono gruppi che lavorano sul lutto, per esempio, no? Su quello ovviamente si deve fare un lavoro in un'altra sede. Però ecco, in un'occasione di questo tipo le carte ci possono aiutare anche in quei momenti significativi per la vita del gruppo. Il gruppo non è mai la somma delle persone che lo compongono, è sempre qualcosa di più. E quindi, per esempio, nell'occasione in cui magari quel gruppo si chiude perché si era previsto di fare, non so, 20 incontri, prima che il gruppo chiuda, diciamo così, le porte, si possono fare anche delle piccole attività per elaborare il momento in cui ci si dovrà salutare. Poi magari ci si ritroverà in un'altra forma, ecco, non necessariamente all'interno di quel tipo di contesto, però quella roba lì
finisce, e per farla finire anche in un certo modo, quindi per provare a lavorare su che cosa ha significato per me stare in gruppo, su che cosa voglio portarmi via del lavoro che ho fatto in questo gruppo, le carte possono diventare uno strumento per aiutare un po' tutte le persone, anche quelle che magari non si sentono proprio così lanciate nell'autoesplorazione personale, per provare a parlare un po' di questi aspetti. A questo punto vorrei un pochino allargare il discorso, ovvero affrontare una tematica che spesso è un po' divisiva e tende un po' a generare delle barricate e degli scontri e generare delle squadre, ma che è una tematica che si collega molto alla vostra pubblicazione e che è anche, mi sembra anche molto cara alla casa editrice di Editore che ha pubblicato Arcani Filosofici, e che è il rapporto fra scienza ed esoterismo, questo supposto dualismo, questa supposta opposizione di estremi che in realtà forse, come diciamo, è solamente supposta per l'appunto, in quanto l'alchimia non è nient'altro che la bisnonna della moderna scienza, la magia tra virgolette ha poi dato luogo al metodo scientifico, e con il vostro libro in un certo senso vi inserite in questo filone a metà tra di collegamento, diciamo, tra esoterismo e scienza, nel senso che utilizzate strumenti tipicamente, teoricamente appartenenti a un campo per però sfociare nell'altro, quindi in un certo senso eliminando questa supposta barriera, questa ipotetica barriera fra le due categorie. Qual è il vostro pensiero a proposito di questo dualismo? Esiste, non esiste? Cosa ne pensate? Io personalmente, nonostante abbia una formazione più che altro scientifica oltre filosofica, penso che questa divisione sia abbastanza senza senso, nel senso sia quasi forzata. Se te hai fatto l'esempio dell'alchimia, che appunto la vulgata scientifica vuole che l'alchimia sia una chimica ai primordi, però la stessa vulgata magari ignora o comunque non parla del fatto che Newton, che è uno dei fondatori della fisica contemporanea, uno dei pilastri della fisica contemporanea, era un alchimista, era un appassionato alchimista, cioè addirittura preso tanti miasmi dall'alchimia e ha avuto delle malattie per colpa della roba che mescolava. E quindi, cioè, diciamo che anche nei nostri padri fondatori della scienza l'ambiguità c'era. E l'ambiguità in realtà, a mio parere, è intrinseca all'indagine della realtà, quale che sia la realtà. Per non farla troppo complicata, vi cito un libro invece complicatissimo, che però ha il pregio di essere super breve e di avere la tesi condensata nel titolo. È di un fisico che si chiama Wigner, quindi parliamo di esoterismo ma attraverso un fisico, che ha scritto un trattatello che è l'irragionevole efficacia della matematica applicata alle scienze naturali. Ora potrei averlo citato in modo impreciso. Qual è la domanda che si pone un fisico? Ma per quale motivo la matematica funziona così bene nel descrivere i processi fisici? Cioè, effettivamente non c'è un motivo. Noi constatiamo che facendo certi calcoli la natura sembra non obbedire ovviamente, ma la descrizione dei numeri corrisponde a quella che vediamo nel mondo esterno. Però di fatto non c'è nessuna ragione né scientifica, assolutamente la scienza non si pronuncia in questi ambiti, ma anche filosofica è difficile cercare una ragione per cui funziona così bene. Quindi tutto sommato, cioè, sia sotto la magia che sotto la scienza sono entrambe fondate su un immenso mistero, cioè che a volte le cose funzionano e a volte no, e noi non sappiamo perché. E l'indagine, la ricerca della conoscenza storicamente viene dalle persone che si interrogano su questi misteri, ognuno col linguaggio della cultura e dell'epoca da cui proviene, ma appunto i primi filosofi erano anche medici. Ora chiaramente non mi farei curare il coronavirus da Paracelso, cioè butterebbe parecchio male, però da un punto di vista storico i due binari erano assolutamente uniti, erano un binario. Poi c'è stata una divisione, ma per me è una questione di metodo, cioè la scienza è un tipo di magia, lo diceva anche Piccola Mirandola, se non sbaglio. Quindi insomma da un certo punto di vista questa dicotomia non credo che esista.
Ovviamente poi insomma ognuno scelga la magia che preferisce, cioè se devo curarmi da un virus posso preferire la magia scientifica, se devo fare un'indagine su me stesso posso scegliere la strada della psicologia, ma posso benissimo anche scegliere un tarocco anche nella sua lettura più esoterica, perché no? Io sono abbastanza aperto da questo punto di vista. Alessia meno, è più materialista quella belva che vedete nella scherma, però, vero? Sì, grazie comunque per il belva. No, in realtà anche la mia formazione personale è abbastanza sincretica. Quello che per me è importante sottolineare, proprio perché diciamo l'obiettivo di questo lavoro è stato anche di provare non più soltanto appunto a produrre un mazzo appunto per il libero utilizzo, ma anche all'interno di, per portarlo all'interno di contesti professionali, è chiaro che ci devono essere, come lo intendo io, sicuramente dei paletti. L'uso delle carte non può sostituire tutto quello che è il processo, che sia in ambito educativo o in ambito terapeutico. È chiaro che c'è molto altro. Detto questo, però, non credo che sia impossibile utilizzare anche questo tipo di strumento a supporto di quelle che sono le dinamiche che si possono sviluppare all'interno appunto dei contesti che dicevo prima. Sono sempre, diciamo, molto rigida, come diceva Francesco, sui paletti da un punto di vista professionale, perché ovviamente c'è bisogno insomma di essere precisi, soprattutto perché, come si diceva un po' anche all'inizio, tutto quello che ha a che fare con il mondo tarocchi barra esoterismo spesso poi si accompagna anche a figure che non sono esattamente specchiate, ecco, quindi è chiaro che per me è importante ribadire tutti questi aspetti, però poi anche la mia formazione in realtà è molto trasversale e ringrazio il fatto di aver avuto tanti stimoli diversi che mi hanno portato a svolgere anche la professione nella modalità in cui la svolgo, perché credo che siano un arricchimento se ovviamente poi utilizzati in un certo modo. Bene, io vi ringrazio, spero, è stata una, per quanto mi riguarda personalmente, una presentazione molto interessante, spero che sia stata interessante anche per voi. Ricordo a tutti quanti che Arcani Filosofici e assieme a tutti gli altri libri di Editore si trova al banchetto dell'editore su al secondo piano, e ricordo anche che a proposito di rivisitazione e riapplicazione dei tarocchi, al merchandise di Yabasta abbiamo i tarocchi zapatisti, che rientra un pochino nella rivisitazione dei tarocchi di cui parlavamo prima. Grazie a tutti e grazie a voi. Grazie. Grazie a voi. Grazie a voi.